Ciao ragazzi, eccoci con un altro commento di Far Cry 4. Oggi faremo una battuta di caccia. Se vi piace il video mettete mi piace, mi raccomando, e commentate. Per trovare gli animali nella boscaglia possiamo usare la macchina fotografica. Poi secondo me per fare i veri cacciatori bisogna usare l'arco, perché è più selvaggio ed è più da professionisti. È importante non fare rumore, perché ci sono, cioè perché gli animali sennò ovviamente scappano e poi è difficile prenderli, bisogna rincorrerli. Adesso stiamo cacciando, proviamo a cacciare questi babbuini. Cerchiamo di metterlo nel mirino. Vai, preso. Ce n'è un altro che si è allontanato, è là sopra. Silenzio. Via, preso. Ok, adesso scoviamo l'animale. È un macaco, vabbè. Adesso scoviamo l'animale e prendiamo le pelli che poi serviranno per fare degli ampliamenti delle varie cose, tipo lo zaino, tipo il portafoglio, che si sbloccano con le pelli della caccia dei vari animali. Prendiamo anche questo, che però appunto è niente. Vediamo. Vai, preso. Scuoiamolo, wow! Brr. Un po' crudele questa cosa. Ok, adesso appunto possiamo vedere quali pelli ci servono ancora per completare il potenziamento. Per esempio, la borsa delle munizioni. Andiamo a cacciare il cinghiale. Attenti, aquila! E intanto qua ci sono dei tapiri. C'è un tapiro che sta correndo cercando di scappare, preso. Beh, rotto laggiù adesso a valle il tapiro malese. E ci muoviamo nella boscaglia per andare ad acchiappare il cinghiale. C'è un animale che ci attacca. Un tasso. Cattivissimo questo tasso. Non muore. È pieno di frecce ma non muore, un tasso immortale questo tasso. Si attacca ancora, capperi. Mi devo curare se non muoio. Mi ha odiato il tasso. Bellissimo questo tasso. Ah, somiglia a un mio amico intero. Dai, forse ce l'abbiamo fatta. Ah, è morto. Un tasso da combattimento proprio.
devono rotolare giù in fondo a valle. Branco di Sambur. Ma adesso non li cacciamo, Sambur. Andiamo al cinghiale. Voglio il cinghiale. Mi serve la sua pelle. Sessanta metri. Quanti, sono quasi arrivati. Calma. Non puoi vincere. No. Via. Fuori. Nessuna pietà. Traditore, mi fidavo di te. Hanno ammazzato loro. Vabbè, meglio così. Adesso possiamo provare ad usare la siringa per calzare, che praticamente rivela tutti gli animali che sono nelle vicinanze. È una siringa speciale. Si fa... Ecco, infatti eccolo subito il cinghiale che corre. Il cinghialetto, andiamo a controllare. Non so che animale è qua. C'è un uccello. Vabbè, andiamo a prendere anche gli uccelli. Che mi dà? Cosa mi dà l'uccello? Vediamo. Devo buttare della roba perché c'è lo zaino pieno. Cosa butto? Buttiamo la siringa. Se buttiamo questa siringa che non serve. Poi... il resto ho delle pelli che le voglio tenere. Buttiamo una foglia, è un sacco, buttiamo qualche foglia. Le foglie servono per fare le siringhe, quindi si possono tenere, meglio tenerle. Ma mi dà delle piume. Tutto questo uccello che non ha nome, senza nome, un uccello senza nome. Qua c'è il nostro cinghiale e vai. No, ma dai, come corre il cinghiale? Come scappi, cinghiale? Fermati. Troppo lontano. Ce l'ho. Cani incazzosi! Ah! Occhio! Cosa c'è? La sparatoria. Ah, sta andando a portare selvaggi. Capito, se hanno ammazzato anche il cinghiale, l'ho ammazzato io, vabbè. L'importante è che il cinghiale sia morto, adesso lo spogliamo. E ci prendiamo la pelle. Per fare la borsa. Intanto faccio una siringa così libero un po' di spazio e vai. Se mi becco la pelle del cinghiale. Facciamo il potenziamento fai da te. La borsa delle munizioni, vai. Ok, bella raga, alla prossima, ciao.